Allora, il discorso della produttività è un discorso complicato, perché dipende da tanti fattori e così via. Allora uno dice, certo, io potrei diventare più produttivo. Come faccio a diventare più produttivo? Posso inventare qualcosa di nuovo? So, un sistema di lavorazione più efficiente o similari, posso ridurre i salari raddoppiando le ore di lavoro. A quel punto, per un prezzo pagato, il lavoratore funziona di più e similari. Ecco, la domanda che io pongo a chiunque pensa che la soluzione si trovi in queste cose è: gli altri secondo voi stanno fermi? Cioè, vale a dire. Nella gara all'innovazione, nella gara coso, al fare una produzione più efficiente, più razionale, cose di questo tipo, basta pensarci. Cioè, la Germania no, loro sono fermi. Loro stanno lì a guardare che l'Italia diventa più produttiva, no, internamente, non reagisce, non fa nulla. La competizione per diventare più produttivi, più moderni e cose di questo tipo la fanno tutti e si fa meglio quando si vendono tanti prodotti. Se io sono una casa automobilistica e tutto quello che vendo, che produco viene venduto, ecco che metterò dei grandi ingegneri pagati con i profitti per delle mie copiose vendite. A immaginare come fare una linea di produzione ancora più efficiente, a migliorare la mia produttività e a fare i costosi investimenti che necessitano per arrivare a un livello più alto di produttività. Se io non vendo un tubo, l'unica cosa che posso, che dopo un'attenta riunione, no, vengono fuori i geni, dico tagliamo i costi. Tagliamo i costi, il prodotto farà più schifo dopo che ho tagliato i costi e ne venderò di meno. Nonostante ci sia il prezzo più basso. Quindi, essendo che la competizione c'è con tutti, nel momento stesso in cui io ho un prezzo sbagliato proprio all'uscita dalla mia fabbrica, no? Rispetto a quello che avrei se la mia moneta fosse correttamente prezzata, sono morto in partenza. Può anche essere che ci sia uno che è così geniale che riesce a stare bene come concorrenza sui mercati, nonostante una moneta svalutata del 20%. Il prodotto è così di nicchia, così premium, così buono e così via, che anche se costa il 20% in più rispetto a quello che dovrebbe fare, la gente lo compra lo stesso. Discorso che può tenere in quelli che dicono, ma non vedete che comunque l'export cresce, quindi vuol dire che noi la nostra moneta è a posto così. Quindi il problema non è la È moneta. peccato che sia una cretinata, perché l'exportation è perché gli altri stanno comprando più prodotti, ma nulla ci dice questo export che sale in valore assoluto su quale sarebbe il nostro export potenziale. Se noi, il nostro sistema produttivo funzionasse a pieno regime con la gente che fa gli straordinari, con disoccupazione a zero, perché sono tutti lì a lavorare, probabilmente invece di essere 100, il nostro export sarebbe 200. Quindi il fatto che in ogni caso il nostro export salga perché gli altri crescono e quindi consumano di più anche dei prodotti fuori mercato, magari i nostri, è una cosa che nulla ci dice su quello che sarebbe il Di sicuro potenziale. però è fotografia di una qualità che c'è. Perché Certo, è se ovvio che. nonostante questo comunque funziona, vuol dire che se fossimo nelle condizioni migliori sarebbe ancora molto, ma molto È meglio. lì che io mi arrabbio, perché abbiamo buttato via 10 anni di forte crescita, 8 anni di forte crescita economica, cioè dal 2008 ad oggi tutto il resto del mondo è cresciuto fortemente. I nostri prodotti piacciono e noi abbiamo buttato nel water tutta la possibilità di riempire il mondo con i nostri prodotti che piacciono e quindi di crescere, di aver accumulato ricchezze, di aver costruito carriere. I paesi. Tutto sommato sono da vedere un pochettino come delle industrie, no? Per certi versi, relativamente a quello che esportano. Vale a dire, se io sono un paese che produce petrolio, che ne so, il Venezuela di turno, no? O similari, se scende il prezzo del petrolio, io
vado a carte, gambe all'aria, indipendentemente dalla mia efficienza, dalla mia moneta, dal mio valore, cose di questo tipo, perché tanto il petrolio è prezzato in dollari, se scende il prezzo del petrolio, le mie esportazioni è come se io vendessi dalla mattina alla sera la metà rispetto a quello che ero abituato a vendere. Di sicuro non starò bene. I prodotti di un paese trasformatore, invece, sono il valore aggiunto di questo paese. Quindi, se c'è domanda per i prodotti di quel paese, in ogni caso le cose andranno bene. Poi a un certo punto può capitare che ci sia un paese che fa prodotti, ma che fa prodotti che a un certo punto non interessano più a nessuno, e quel paese lì ha un problema. Sono un paese che è specializzato in locomotive a vapore. Inventano il treno elettrico. E tu che avevi costruito la tua economia sulle locomotive a vapore ti ritrovi esattamente nello stesso problema di chi ha costruito la sua economia sul petrolio e vede i prezzi del petrolio che scendono. Cosa che, nonostante dicano che siamo antiquati, siamo indietro, eccetera, eccetera, non è vero, perché il Non prodotto è italiano certo è richiesto. vero per l'Italia perché il prodotto italiano è richiesto, per cui tanto è vero che è frutto di innumerevoli tentativi di imitazione, ma se il prodotto italiano fosse a un prezzo conveniente, nessun fesso si metterebbe a produrre il Parmesan cheese quando potrebbe, o a comprare il Parmesan cheese quando potrebbe avere il Parmigiano Reggiano al prezzo corretto. Grande cazzata. Cioè, allora, se uno appena avuto a che fare con qualsiasi categoria estera per vendere un servizio, capisce molto velocemente che anche il miliardario sta attento a quello che spende. Cioè, l'idea del miliardario che tu gli dici: ah, guarda, costa 2.000, costa 2.000, chi se ne frega, costa 5.000, chi se ne frega. Non esiste, cioè, ma anche Zio Paperone sta attento al centesimo, non so come dire, anzi, spesso vuol dire questi sono miliardari proprio perché stanno attenti a quello che spendono e non li scialacquano tanto, tanto per fare. Per cui, se io al miliardario gli do una cosa tale che lui ritiene che sia conveniente come prezzo a 10.000 euro, anche se fosse soltanto una bottiglia di champagne per cui farsi la doccia, ma a 10.000 te la compra, se tu gli domandi 12.000 euro, può essere che non te la compri. Il prezzo è fondamentale per chiunque, chiunque. Quindi, chi dice ma non devi fare la concorrenza sul prezzo è un cretino, perché qualsiasi tipo di acquisto, qualsiasi tipo di mercato che viene effettuato in giro per il mondo parte come presupposto dal prezzo. Quindi a parità di qualità io compro una cosa rispetto a un'altra. Se la qualità è migliore io posso pagare un prezzo più alto, ma sempre in proporzione alla qualità. Non esiste che ci sia un prodotto di qualità 8 che costa 10 e la gente si fionda a comprarlo. Il prodotto di qualità 8 viene pagato 8, il prodotto di qualità 2 viene pagato 2, il prodotto di qualità 3 viene pagato 3. L'unica cosa che non succede è che c'è il prodotto di qualità 3 che viene pagato 5. Sì, il discorso è: non c'è un prodotto di qualità 5 che viene pagato 5 che non venga considerato, perché ce n'è uno che vale 8 anche se costa 10, però la qualità è 8, quindi compro quello anche se costa di più. Compro No. quello che ha il suo valore di mercato, cioè costa 5, vale 5. Assolutamente. Quindi svalutare significa riportare prodotti che magari valgono sì 8, però al valore di 8. Sì, non so, pensiamo ai diamanti, no? I diamanti sono divisi in diverse categorie di colore, no? Si comincia dal nichel più puro, no? Poi è un po' meno, più puro, è più bianco, è un po' meno bianco, F è un po' meno bianco ancora e via andare. Ognuno ha il suo prezzo. Il prezzo del diamante D è 10, il prezzo del diamante E è 8, il prezzo del diamante F è 5 e così via. Ma nessuno gli va a dire il diamante D lo pago qualsiasi cifra, il diamante D lo pago 10, il suo prezzo. Se io il diamante D lo voglio far pagare 12, l'acquirente del diamante da me non lo compra, va da un altro che glielo vende 10, molto semplicemente. I beni che non hanno concorrenza, quindi quelli senza possibilità di avere concorrenza di prezzo, sono pochissimi e in ogni caso hanno anche loro una concorrenza implicita, perché è ovvio che
non c'è un altro paese che ha Venezia, no? Per dire, la bellezza di Venezia, no? Tanto per dire, quella così. Ma io non è che posso far pagare qualsiasi cifra per andare a vedere Venezia. Se io metto un ingresso di 1.000 euro per entrare a vedere Venezia, ci sarà meno gente che va a vedere Venezia, anche se è unica. Anche se la qualità è ottima, La qualità l'ingresso è ha unica al solo. mondo, non è una questione di concorrenza rispetto all'altro, è una questione di vincolo di spesa. Cioè, a un certo punto io Solo il prezzo. metto un biglietto d'ingresso per Venezia e ci sarà della gente che a un certo punto dice: guarda, mi dispiace, è unica, so che non posso sostituirla con nient'altro, ma non ho fisicamente questa cifra per andarmela a vedere. Allora, gli investitori lo fanno sulla base delle prospettive. Quello che è successo in passato non frega niente a nessuno. Se un'azienda in passato faceva schifo e poi dopo, il giorno dopo, ha trovato un brevetto importantissimo, tutti si strapperanno dalle mani le azioni di quell'azienda, anche se per 30 anni invece aveva fatto schifo. Per quello che riguarda l'Italia con l'euro, dato che gli operatori economici non sono cretini, sanno benissimo che il giorno dopo la svalutazione quel mercato diventa molto appetibile. È un po' per dire, faccio l'esempio dei saldi. Il prodotto è quello, il negozio è quello. Io so che i saldi saranno il giorno 10 gennaio. Il 9 non compro quel prodotto. Il 10, quando c'è quel prodotto che costa il 20 per lo stesso prodotto, compra il 20% in meno, lo acquisto. Quindi non lo compro prima, perché tanto so che il 10 ci sarà. Infatti, chi fa i saldi i giorni prima li passa a preparare la vetrina e tutta la merce, e poi dopo gli acquirenti arrivano il giorno dopo. Stessa roba per l'Italia. Adesso non investono, perché siamo prima dei saldi, diciamo così, non è conveniente il prezzo. Nel momento stesso in cui noi usciamo dall'euro, una volta usciti, tutti sanno che qui diventa un paese molto competitivo e arriveranno a investire. Io stesso, che ho i miei risparmi investiti in yen, azioni giapponesi e così via, perché secondo me lì c'erano più probabilità di successo, perché mi sembrava che il Premier avesse capito tutto. Infatti, secondo me, aveva capito tutto, no? Dal punto di vista di gestione dell'economia. Nel momento stesso in cui l'Italia dovesse uscire dall'euro, venderei i miei investimenti in Giappone, yen, o quale che sia il posto dove l'avrò fatto in quel momento, l'investimento lo riporterò in Italia. E scusate, poi giusto per capire, non è che io per investire in Giappone e riportarlo in Italia uno deve andare con la valigetta con l'aereo, basta semplicemente dare ordine alla banca di vendere l'obbligazione giapponese e comprare il titolo di Stato italiano. Le cose avvengono in un secondo. È ovvio che il fatto di pensare che secondo dopo che siamo usciti dall'euro le nostre aziende saranno più convenienti è una corbelleria, sono più convenienti i nostri prodotti. L'azienda, il valore dell'azienda è data dalle prospettive di quell'azienda. Vale a dire, io compro un'azienda, non il prodotto di quell'azienda, sulla base di quello che penso che questa azienda potrà rendere. Nel momento stesso in cui un'azienda smette di stentare e grazie al riallineamento del cambio aumenta le proprie vendite, le proprie prospettive saliranno e quindi salirà il valore di quell'azienda. L'azienda che costa di meno è quella fallita. Non è, quindi se io ho una moneta fortissima, no? Ma l'azienda fallisce all'interno di questa moneta fortissima, il valore dell'azienda è zero, non precipita. E la stessa roba lo vediamo poi dopo, ovviamente, sui valori dei titoli nelle borse. Oltre a non contare il, diciamo, potere contrattuale che ha un'azienda in crescita, di non dover cedere a un prezzo ribassato per essere svenduta, perché comunque ha basi solide, quindi non è costretta a doversi vendere. Se io sono disperato perché devo assolutamente avere
avere soldi liquidi, perché se no altrimenti i miei debitori mi ammazzano, a quel punto per il creditore è la cosa migliore, insomma per lo strozzino avere il disperato è la cosa più interessante. Nessuna persona con affari floridi sarà mai vittima di uno strozzino.